Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale. In questo video vogliamo entrare all'interno di quella che è una nuova partnership tra due aziende veramente importanti, Volkswagen da una parte e Ford dall'altra. Perché vogliamo parlare di questa partnership? Perché sono due gruppi veramente importanti e perché in questo momento in cui l'automotive sta prendendo, diciamo, alcune batoste per via della mancanza di vendite causa Covid, questo, diciamo, intervento delle due case mi sembra una cosa molto importante, perché la partnership di cui andremo a ragionare insieme presuppone lo sviluppo insieme integrato di quelle che sono vetture elettriche, prettamente quello. Quindi è un qualcosa di molto importante, perché mette in sinergia due aziende veramente grosse e che hanno una capacità di fuoco veramente molto importante. E poi, perché vi voglio ricordare, la Ford sta uscendo, quella è la Mustang Mach-E, che ha avuto un ottimo successo, le prevendite sono esaurite e quindi sta già partendo alla grandissima sotto questo profilo, oltre al fatto di uscire con varie ibride della casa. E Volkswagen, perché sta puntando forte su quello che sono le ID, le ID. Avete visto la settimana scorsa un video che ha già superato le 1000 visualizzazioni, quindi mi immagino che la ID3 abbia un grandissimo, diciamo, interesse da parte del pubblico, e a ben vedere. Avete visto quelli che sono i prezzi, poi eventualmente nel canale tornate indietro o in fondo al video metterò il link dedicato. Ora parliamo, mi dicevamo, di questa integrazione sotto il profilo delle vetture elettriche e quindi lo sviluppo integrato di quelle che sono le autovetture e mezzi commerciali. Qualcosa di veramente interessante e riguarderà anche la guida autonoma. Andiamo a vederlo un po' nel dettaglio. Guardiamo un po' quelle sono le caratteristiche di questo accordo. Questo accordo prevede che Ford possa utilizzare quella della piattaforma MEB, che è la piattaforma che viene utilizzata da Volkswagen per la creazione delle proprie vetture elettriche, ma solo per l'Europa, per creare proprie vetture elettriche. Quindi per cui Ford può utilizzare questa piattaforma per sviluppare mezzi propri per la vendita nel vecchio continente. Inoltre ci sarà uno sviluppo integrato per creare un SUV di medie dimensioni e quindi, diciamo, sotto questo profilo può essere anche molto interessante, perché come sapete Volkswagen sta sviluppando un po' quelle ID4, poi altre vetture. Ford anch'essa sta cercando di entrare in questo settore, che è veramente molto importante, molto trainante per la vendita delle vetture non solo a zero emissioni. Il SUV di medie dimensioni sta tirando alla grandissima e quindi questa, diciamo, collaborazione non può che far bene sotto questo profilo. Inoltre Volkswagen e Ford integreranno quelli che sono gli sviluppi per i mezzi commerciali, con Volkswagen veicoli commerciali che andrà a sviluppare, a tirare fuori delle vetture, delle tecnologie per mezzi commerciali più cittadini, e Ford che punterà tutto, investirà tutto sui mezzi da una tonnellata. Poi naturalmente andranno a condividere quelle sono le sviluppi, le ricerche che hanno fatto, però funziona in questa maniera. Volkswagen penserà come operazione di sviluppo a mezzi più cittadini, mentre Ford a mezzi da una tonnellata, quindi mezzi un po' più importanti come portata e come grandezza, per poi andare naturalmente a condividere con il partner quelle sono le ricerche del caso. E inoltre Volkswagen investirà, quindi metterà diciamo sul piatto diversi soldi sulla piattaforma Argo AI, che praticamente funziona in questa maniera. Ford sta sviluppando attraverso questa azienda la guida autonoma di quarto livello, e Volkswagen invece di puntare tutto su una propria, diciamo, linea di sviluppo, investirà, quindi darà soldi a Ford per la propria ricerca, per poi integrare ambedue sulle proprie vetture, quella sarà la guida autonoma di quarto livello. Quindi anche questo sarà una cosa grandissima, perché poi spesso e volentieri mi domando, avete visto, no, anche FCA che si fonderà con PSA. Ora in questo caso non è una fusione, ognuno avrà i suoi rami di azienda, ognuno avrà i suoi canali di vendita e le due aziende rimarranno separate, è solo una partnership specifica sul mondo a zero emissioni. Però io mi domando, Dio, sempre come mai andare a investire in 1000 rivoli quando magari si può fare insieme una ricerca integrata, tipo magari quella sulla guida autonoma di quarto o quinto livello.
Perché fare tante linee di sviluppo per arrivare poi a una conclusione magari più in là nel tempo? Cerchiamo di integrare quelle che sono le nostre possibilità, andare a investire tutti su una medesima piattaforma e andare a vedere di svilupparla in tempi ragionevoli. E questa storia della guida autonoma di quarto livello, poi magari dopo arriverà anche la quinta, la ritengo una cosa importantissima. Molti, diciamo, storceranno il naso e magari mi vorrebbero tirare le orecchie, però io magari tutti quelli fanno la vita e fai sottoscritto, e quindi a parte quando magari uno esce il fine settimana e va a fare il giro fuori porta, però dal lunedì al venerdì o al sabato mi capita spesso e volentieri, e uno va sul luogo di lavoro e torna a casa magari fa 100 km come me, diciamo, magari proprio per il tratto casa lavoro lavoro casa, avere una macchina e viaggia da sola a me non mi dispiacerebbe affatto, sono sincero. Poi quando si va a fare il giro fuori porta, si va a fare una girata un po' più divertente, se voglia anche di rilassarsi, di fare una bella guidata, allora no, ma per il casa lavoro lavoro casa magari a me non mi dispiacerebbe, io la macchina la lascerei guidare molto volentieri. Io ragazzi spero di aver fatto un buon servizio, spero di avervi, diciamo, reso partecipe di quella che è un'integrazione molto importante tra due aziende, diciamo, leader nel proprio settore, nel settore dell'automotive, e quindi quelle sono le integrazioni di queste due grandi aziende che sicuramente non potranno che far bene a tutto il movimento elettrico, a prescindere dal fatto che queste due aziende possono o non possono essere parte integrante del vostro parco auto. Io, mi sapete, ho puntato su PSA, ma comunque il senso è il medesimo, lo sviluppo di queste vetture poi va a aiutare tutto quello che è il gruppo, quindi quelli magari sono gli sviluppi fatti da Ford, sicuramente vengono anche poi integrati da altre case, ci mancherebbe altro, non rimane, diciamo, nel loro angolino. E se il mondo elettrico andrà a crescere di numeri, vedrete che anche tutte le altre case continueranno a investire, investiranno a maggior ragione. E poi si spera che questo Green New Deal, tanto proposto sotto il profilo dell'Unione Europea, possa magari prendere campo e andare un po' a integrare, ad aiutare quelle che sono le ricerche, gli sviluppi per arrivare a un mondo un po' più pulito, e quindi magari non farebbe affatto male. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, spero di avervi aiutato con questo video, ci vediamo qua la settimana prossima, sempre su Marche Elettrico. Io vi saluto e vi ringrazio e alla prossima!